È il giorno di Tommaso Napoli, a lui il timone di una squadra che il presidente Elio Abbagnato vuole vedere in un porto chiamato Serie D. Subito persa poi la sfera con il Mazzara che vuole provare a distendersi con un pallone dato sulla destra, poi al limite dell'area dove Bono prova a gestirlo al cospetto di un paio di avversari. Si libera Bono, va al tiro con il sinistro a giro che però termina di poco al lato. Fra le muramiche contro la San Cataldese, ma c'è il Mazzara in avanti con Angelo Rosella, la sua conclusione di piatto destro non trova lo specchio della porta. Tindaro Calabrese, uno dei giocatori più pericolosi fra le fila del Castelbuono, attenzione a questo traversone, c'è l'uscita di Pietro Eaco con il pallone che finisce in rete. Vantaggio del Castelbuono, cambia il parziale al 25esimo. Lo avevamo detto, Tindaro Calabrese, provia gialloblu. De Vita si propone Comegna. De Vita scarica sopra in favore di Comegna che con un pallonetto all'interno dell'area trova Angelo Rosella, gran gol del Mazzara, cambia nuovamente il parziale e poi la capriola di Angelo Rosella. Palla ai 16 metri del Mazzara, buca la retroguardia del Mazzara, l'uscita di Pietro Iacono, miracoloso l'estremo difensore canarino, che buco nella retroguardia del Mazzara però, il Mazzara si chiude bene però, Alosi. L'apertura questa volta è per Raia, lo scambio con Calabrese, ancora Raia, arriva la sovrapposizione di Arena, Calabrese rimette il pallone al centro, la girata preziosa di Salerno e c'è il gol della... Allora Esposito, Angelo Rosella, posizione regolare per il numero 7, Esposito all'interno dell'area, attenzione al numero 13, il pallone messo al centro, l'anticipo miracoloso da parte di Raia. E arriva adesso il triplice fischio del signor Tarallo che assegna tre punti davvero ghiotti alla Polisportiva Castelbuono che nella 12ª giornata di campionato ha espugnato il Nino Vaccara di Mazzara per 2-1. Dire che il Castelbuono non è una squadra di calcio ma una famiglia e oggi l'ha dimostrato in campo perché arrivare a Mazzara con un cambio di allenatore molto quotato, una squadra a mio avviso che tecnicamente merita molto di più di quello che c'ha per i numeri e per quello che ha tecnicamente in campo, però venire qui, andare in vantaggio, subire una grande risposta del Mazzara sull'1-1 e anche 10 minuti del primo tempo subire anche un ulteriore assalto al vantaggio loro, però siamo coordinati le idee nel primo tempo, l'abbiamo messa poi in vantaggio con il gol di Salerno. Abbiamo saputo soffrire, abbiamo saputo un'espulsione che ci sta o non ci sta quest'ora, non lo so perché non giudico io l'arbitraggio, però abbiamo dimostrato di avere soprattutto carattere, al di là del gioco, dei numeri, perché è la base di questa grande famiglia che si chiama Castelbuono e ne siamo orgogliosi. A tratti secondo me è stata anche una bella partita, una partita di pressing e di aggressività, soltanto che io penso che loro giocavano più su qualche errore nostro e su qualche ripartenza, non è che postavano, oltre che mi dispiace che nel mondo del calcio, ma ci sta anche, poi ognuno quando vuole vincere, vince con le armi che ha. Si sono persi tanti minuti a spezzettare un po' quello che è la partita, però fa parte anche del calcio, bisogna accettarlo, anche se non sono per questo genere di atteggiamento, però dal punto di vista che dei ragazzi io penso che, ripeto, hanno fatto una buonissima partita, forse siamo stati un po' penalizzati da due occasioni e in quelle due occasioni hanno capitalizzato alla grande, perché poi sono sempre gli episodi, noi sbagliamo, loro ci hanno castigato.